Buonasera piloti, Buonasera. complimenti a tutti, vorrei cominciare da Kinka, il vincitore del Gran Premio. Innanzitutto buonasera Kinka, complimenti veramente, Buonasera a tutti. ottima vittoria. Ho sentito comunque che durante il Gran Premio, diciamo, la prima posizione era uno svantaggio sia per la gestione dell'Hertz che delle gomme. Il fatto di esserti scambiato le posizioni con Benz all'inizio del Gran Premio, c'è stata una strategia dietro o è stato puramente improvvisazione? Allora, innanzitutto grazie. Se un attimo mutare il microfono, grazie per i complimenti. Allora, sì, la strategia dietro c'era, o meglio, come sapete, è una pista dove ci si trascina molto a vicenda. Quindi, dopo una buona partenza, praticamente io e Benz e Godzilla, che eravamo davanti, abbiamo fatto una gara a parte e staccatoci dal gruppo. Perché qui, a parte la gestione dell'ERS, è proprio la scia e il DRS che aiutano tanto e formano questi gruppi dove è difficile, insomma, staccarsi perché è davanti. C'è stato un episodio, non ricordo a quale giro precedente, però a quando mi ha sorpassato Benz, che siamo quasi arrivati al contatto in curva 3 o 4, credo, perché giustamente lui, standomi vicino, usciva spesso meglio anche da curva 2. E quindi ho pensato semplicemente: mi ha portato un attacco, l'ho fatto passare, tanto dopo c'è la zona di Hertz, però in quel giro non so se avete visto, sono rimasto dietro, anzi spesso uscivo fuori linea per non attaccarlo perché volevo risparmiare un po'. L'idea era, consapevole dei 10 secondi di penalità da scontare, restare secondo un attimino per qualche giro per ricaricarmi al massimo e provare poi a superarlo e fare uno strappo, insomma, cioè uscire fuori il secondo per non dargli più il DRS. Ed è stato il momento in cui forse si è visto un po' più di azione, che abbiamo alzato i cioè abbassato, scusate, i tempi, e c'è stato un po' questa sorta di giri endurance a chi sbagliava per primo per tirare, insomma, e uscire fuori dal gruppetto. Perfetto, Matt, fatto domanda. Guarda, infatti stavo proprio ragionando. Intanto, buonasera e complimenti a Kinka. Buonasera, grazie. Tattica veramente da velodromo, da ciclismo quasi, per cui più che sì, mi hai preceduto cioè, mi hai bruciato la domanda. Adesso mi è successo, l'ho fatto io, non mi ricordo chi l'altra volta nella mia intervista, e mi hanno bruciato a me la domanda. Sì, perché Purtroppo. sostanzialmente nel terzo settore, il settore dove tutti gestiamo, è il settore dove io, anche in altre gare che ho fatto e prove, è il settore dove quando sono davanti provo a fare lo strappo. E mi è costato che ho dovuto fare praticamente tutta la gara con l'ERS sempre al 20%, però sono riuscito a uscire fuori al secondo, complice probabilmente qualche errore di qualche errorino o qualche piccola sbavatura, credo, di Benz, perché comunque Benz, ma così come Godzilla, cioè sono grandi piloti. Poi con Benz ho provato più volte, aveva bene o male il mio stesso passo, quindi anzi ne approfitto pure per fare i complimenti a loro, che mi fa piacere che sono al podio qua con me. Grazie. No, ma infatti, ecco, se ci Grazie, può, molto. se ci può essere una domanda da parte mia, esatto. Io pensavo una certa che Benz ne avesse di più, perché lo vedevo molto più pulito. Quando lui ti ha passato, hai fatto, dal mio punto di vista, nel senso che da come vedevo io la live, qualche errore nella parte finale che ha permesso di agganciare, prendere il DRS e poi la posizione su di te. Però appunto poi hai saputo tenerti bene vicino e hai saputo gestire bene l'RS. Di nuovo, complimenti. Grazie. Benissimo, possiamo passare al secondo classificato, SR Benz. Buonasera e Buonasera, ragazzi. complimenti anche a te per la gara. E la mia domanda è un po' cattiva. E durante la prima parte della gara, anch'io ti davo come favorito alla vittoria. Poi come ti sei, non so, come è calato questo passo, magari. Cos'è successo anche per avere questo distacco a fine gara da Kinka? Perché nelle prime fasi era veramente il più veloce, si potrebbe dire. O comunque eravate lì. Ma tanto faccio i complimenti a Antonio, solo Godzilla, che erano tutti e tre molto veloci. Loro, a differenza mia, hanno fatto un gran giro anche in qualifica. Infatti sono rimasto un attimo spiazzato, però sapevo di avere passo buono qua e quindi
forse il mio era più un assetto da gara, quindi ero fiducioso. Ma non lo so, perché poi mi sono ritrovato quando sono andato a pit i box, ho perso forse lì un paio di secondi, un secondo e mezzo, non ho capito come. Perché c'avevo lui davanti a 2 secondi rotti e mi sono ritrovato a 4 secondi da lui. Poi è subentrato un po' del braccino corto perché io sapevo avevi la penalità, che avevo preso i primi giri penalità stando in bagarre, e sapevo di stare nell'intervallo dei 7 secondi. Purtroppo lui si è messo a martellare, quando martella Ginca, purtroppo è un osso duro, quindi sono un po' deluso perché pensavo di stargli più vicino. Ho cominciato a gestire male l'ers, ho cominciato a non prendere pericoli. Tanto ce la faccio, tanto ce la faccio, alla fine la gara è scivolata, tutto lì. È subentrato un po' del braccino, dai, un po' del braccino corto, come si dice. Un po' la paura, Benissimo. no? Tante curve questa pista le consente di non no, tagliarle, però devi saltare sul cordolo e sono abbastanza agevoli. E io non riuscivo mai. Poi una volta che giri e cominci a girare in quella maniera, perdi il ritmo. Per riacquistarlo è un problema. Nella prima parte pensavo, probabilmente ero più veloce. Boh, non lo so. Subentrato anche il fatto che ho subito perso il DRS con lui, e quindi ho fatto un errore in curva 5, se non erro, e ha fatto sì che non lo riuscissi più a agganciare. Ho cercato di sfruttare tutto l'ERS per riagganciarmi. Ma lui faceva evidentemente lo stesso, quindi non c'è stato modo di potermi riavvicinare, anche perché poi comunque ha avuto un passo strepitoso. C'è stato un giro che sono sceso a ERS 4% quando ho strappato. Io sapevo che questa è una pista abbastanza difficoltosa, quindi con l'ERS io andavo sempre in gestione. Però anche nella metà gara ho cercato fino all'ultimo di rimanere aggrappato entro i 7 secondi. Ma c'avevo perso pure io a 18, 10, poi a un certo punto pure con la benzina stavo messo un po' a maluccio, quindi Non so se l'avete notato alla live, ma io ero a due avvisi. Se avessi preso i 3 secondi, vinceva lui, sì, quindi. avevo fatto un count, avevo visto che eri lì lì. No, Ho cercato di infatti. spingere, ho cercato di spingere fino all'ultimo per fargli prendere penalità, perché magari dice, magari non, per dire, io sono uno di quelli che non vuole sentire se il pilota avanti dietro ha penalità, dai tutto in pista. Magari lui, essendo all'oscuro della mia penalità, magari poteva spingere e prendere l'avviso che gli consentiva, la penalità che gli consentiva di rimettermi in gioco, Certo, l'attacco è sempre la miglior difesa. ecco. Ecco quello che mi è mancato, sì. Sono pienamente d'accordo con te. Sì, forse ti sei plafonato un po' nel tuo ritmo, però comunque hai concluso una gara molto buona. Forse volevo chiederti, Benz, non è che per caso hai prediletto un assetto un po' troppo conservativo, appunto per avere una gara controllata? E questo abbia permesso a Kinka di prendere un po' più sopravvento perché notavo anche delle velocità di punta differenti. No, guarda, non lo so questo, io non so lui, cioè alleniamo spesso insieme, però non so, non ci confrontiamo con assetti e roba varia, cioè siamo rivali, tra virgolette, quindi è giusto così. Io provando comunque avevo visto, notato anche con altri, che qui avevo un gran passo. Rispetto alle altre piste, il del divario con Kinka era molto, molto, diciamo, Paritario, dai. paritario. Poi ripeto, quando parti in vantaggio di 10 secondi hai tutto da perdere. No, ma lo si è. E Okay. ripeto, complimenti ancora, Benz. Peccato, mi dispiace per te perché si sente il tuo rammarico, Sì, però hai ma fatto non. comunque una No, gran gara. rammarico perché parti con un vantaggio di 10 secondi, è giusto che devi vincere, punto. Non esiste. Non esiste. Se perdi è per colpa tua, non per bravura degli altri, che 10 secondi una gara al 50% non li puoi prendere. Cioè, o perlomeno si prendono, però io su questa pista mi sentivo andare bene, quindi non pensavo proprio. Tutto lì. Guarda, questo. Poi il divario con gli altri piloti, insomma, se uno è più bravo, punto. Cioè, però,
qui non mi sentivo di essere inferiore, ecco. No, no, ma no. Avrai modo sicuramente di rifarti, Benz. Dai, complimenti ancora. Grazie ragazzi. Ok, passiamo al terzo classificato. Solo Godzilla, buonasera, complimenti anche a te, bellissima prestazione. E la mia domanda è, diciamo che hai fatto, ti sei dimostrato anche di essere all'altezza con Kinka, sia in qualifica, appunto in qualifica abbiamo detto anche noi che eri, abbiamo visto sia nel Q1 che Kinka aveva fatto un tempo magnifico, tu ti eri avvicinato molto, nel Q3 anche lì hai fatto la seconda posizione per qualche decimo, non mi ricordo, circa 3 decimi dietro a Kinka. Nelle prime fasi di gara eri vicinissimo, eravate proprio un triello. E poi cosa è successo? Perché ti sei un po' perso, hai fatto quella strategia, non so, hai messo gomma soft agli ultimi giri e volevi andare a recuperare magari i bands, ma è successo qualcosa, magari non si è trovato bene col passo. No, innanzitutto in qualifica mi sono trovato subito a mio agio. L'assetto molto veloce, la macchina la sentivo bene. In Q1 sì, molto vicino a King. In Q2 con la gomma gialla avevo molta fiducia. E poi in Q3 ho perso quei 2 decimi nel secondo settore, che forse è un piccolo errorino che ho fatto, forse mi è costata la pole position. Però vabbè, non ci tenevo a fare la pole. Più che altro tenevo a portare a termine la gara. Poi nella prima fase di gara, sì, molto costante con loro due davanti, io dietro che risparmiavo sempre hertz. A momenti non lo utilizzavo quasi per niente, perché sapevo di fare la strategia gialla rossa e volevo utilizzare più hertz possibile quando loro entravano in box. Però poi non ricordo se adesso giro settimo o ottavo, alla chicane del rettilineo lungo, in uscita ho toccato il cordolo e mi sono girato. E lì ho perso quegli 8-9 secondi che forse non dico al 100%, ma al 60% mi sono costato la gara, perché se non mi sarei girato con la penalità di Kinga forse me la giocavo bene. Però vabbè, intanto ho portato a termine la prima gara della stagione e questo è l'importante. Benissimo, a te mette la domanda. Sì, infatti, volevo intanto buonasera e complimenti Godzilla, complimenti Buonasera, davvero. ragazzi. Grazie. Volevo chiederti appunto per via della gestione RS nel momento del cambio gomma, perché ho visto che avevi un RS piuttosto basso e tu andavi in miscela bassa con gomma nuova e fresca. La mia domanda è, può essere che magari non aver attaccato in quel momento possa aver impedito un tuo recupero maggiore, visto che comunque Benz aveva anche quella penalità di 3 secondi, sarebbe stato possibile recuperare un po' di più e potersi avvicinare magari e prendere la seconda posizione d'ufficio? Allora, se avrei avuto più hertz avrei provato. Siccome avevo poco hertz e sapevo che la gomma rossa al massimo reggeva al top per 5 giri, 6 al massimo, ho provato a gestire un po' almeno i primi 2 giri e cercare di essere costante per tutti gli altri. Infatti forse potevo fare un paio di decimi più veloce il giro veloce di gara, però ho dovuto alzare un po' il piede proprio per gestire un po' la gomma, altrimenti credo che Chiaro. negli ultimi 2 giri avrei sofferto tantissimo. Chiaro, chiaro, chiaro. Molto Benissimo, bene, passiamo al molto bene. decimo classificato, F. Complimenti, F, Buonasera. buonasera. Devo dire che sinceramente, almeno da parte mia, ma anche penso da Matt, ci hai stupiti perché hai fatto un bellissimo tempo in qualifica e ti trovavi veramente bene, sembrava di essere tornati allo scorso anno. Gara sempre in bagarre sei stato, diciamo mosso molto bene e comunque sei arrivato a punti, veramente ottima gara. Mi puoi fare un piccolo recap della gara in generale? Niente, Complimenti comunque. grazie, buonasera a tutti, complimenti a Kinga che sta facendo veramente una stagione grandissima. Complimenti a te Dispiace Fabio per i non. punti, anzi ne approfitto ragazzi per ringraziarlo pubblicamente che mi ha dato la scia in Q3 che mi ha permesso la pole che secondo me ha impattato tanto.
Cerco di aiutare il più possibile, dato che non riesco a portare molti punti quest'anno. Niente, qualifica. Mi aspettavo forse un po' di più, però vedendo il distacco non era molto possibile a fare meglio dell'ottavo posto. Però contento. La mia strategia era proprio rossa bianca per stare tranquillo e non fare una gara in solitaria, ma una gara diversa dagli altri. Non è stato così perché, come detto, io sono stato sempre in bagarre dal primo giro. Fortunatamente una gara pulita senza contatti. Spero che non ho creato danno a nessuno. Un piccolo errore che forse mi ha costato la mia ottava posizione, perché mi trovavo al primo stint in quinta posizione, con un bel distacco su Bulldozer dietro di me. Sapevo che rientrando prima con gomma fresca sarei stato davanti, solo che nei giri veloci di Bianca, uno scalo sbagliato di marcia mi ha fatto perdere il posteriore. Ho perso quei 5-6 secondi che mi hanno portato alla posizione su Bulldozer, infatti sono rientrato proprio alle sue spalle. E niente, ho continuato a battagliare. All'ultima curva a gomito ho avuto un contatto, penso, con la Red Bull di Black Hostess, che era attaccato a Bull e una Williams. Lottavamo sempre per quelle posizioni, per portare più punti possibili. E da lì è finita perché avevo una gomma più usurata degli altri. Ho provato a recuperare, a mettermi dietro, però non riuscito ad arrivare a 2 secondi e mezzo da Bull, non più. È un peccato, però come detto, tu portiamo punticini, sono importanti, ne ho persi già troppi nelle gare precedenti, a volte sfortuna, piccoli errori, però va bene così, dai. Adesso ci godiamo queste feste e cerchiamo di tornare più forti di prima. Complimenti anche ai due del podio, Benz e solo Godzilla. Grazie Fabio. Grazie mille. Vai, Matt, te la domanda, Allora, poi no, concludiamo. beh, scusa che ci sono un attimo che andare, complimenti ancora, complimenti ad F. E niente, la mia domanda era relativamente appunto alla lotta in centro gruppo, diciamo, questa tua impostazione di guida, come ti trovi adesso, visto che comunque ti ho visto bello battagliero, controllare bene le posizioni, sei sempre stato in lotta, diciamo, fino al momento del contatto con Hostess, diciamo. E fino a quel momento, comunque, quali sono state le tue sensazioni, come ti sei trovato a battagliare No, con ma gli altri? molto positivo perché guida con il volante modalità Elite sa che la parte più difficile è abituarsi a battagliare, cioè una cosa è imparare a stare in pista da solo e una cosa è stare in pista tra, come in questo caso, 3-4 vetture alle tue spalle, al tuo fianco, e fortunatamente sono molto soddisfatto di questo, mi sono trovato benissimo. Quello che manca è la velocità. È una questione di abitudine, piano piano possiamo dire che la stiamo portando, dai, vedendo il distacco all'inizio campionato e adesso. Lo si vede, lo si vede. Quindi piano piano cerchiamo di arrivare dove Complimenti, complimenti eravamo. ancora, Grazie. F. Va bene, detto questo possiamo concludere qua la diretta. Voglio ringraziare tutti, gli spettatori, i piloti e Matt, veramente. Grazie ai Grazie a piloti te, Nando, particolarmente per grazie. lo spettacolo e ci vediamo giovedì con la F2 e buonanotte a tutti.